Benvenuti a una nuova puntata di Gis in Italia. In questo video vi mostreremo in tutto e per tutto il bus della Trek Segafredo. Andiamo dentro. La prima cosa che troviamo appena entrati è tutta questa serie di caschi, probabilmente sono stati lavati, li hanno messi qua ad asciugare. Poi saliamo. Allora, ogni posto ha il nome del corridore che occuperà la sua postazione per l'eventuale gara a tappe o corsa che si andrà a fare. Qui troviamo ad esempio il nome di Mollema, ci sono anche i suoi occhiali, la sua fascia cardio, la sua radio. Questo è il posto di Brambilla, Brambillino che ha lasciato qua anche gli occhiali e il suo Wahoo. C'è un po' di roba sporca che dovrà lavare, spero. Andiamo avanti, qua ci sono altri posti, altri corridori. Qui troviamo un bel tavolino eventualmente per posare le proprie cose. Qui c'è un condizionatore per fare un po' di aria fresca, visto che col caldo qua l'aria si fa pesante. Qui abbiamo il proiettore che viene utilizzato sia per guardare nuovamente la TV mentre si tira giù la tenda bianca apposita, ma anche per fare le riunioni pre-gara. Si analizzano il percorso che dovrà essere affrontato e viene utilizzato, diciamo, per guardare quello che sarà la tappa che andranno ad affrontare i corridori. Qui troviamo un ampio divano, dietro di me ce n'è uno un po' più piccolo, solo per due posti. Qua sopra cappelliera, dove ci sono alcuni caschi, poi ci sono penso delle radio, ci sono altre nastri isolanti, pennarelli, c'è un po' di tutto, diciamo. Qui ci sono altri caschi, mascherine, cialde del caffè. Qui abbiamo una fotocopiatrice stampante. Andiamo a vedere qua sotto al divanetto cosa troviamo. Allora, una valanga di cialde del caffè, una valanga di bicchierini per il caffè ovviamente, poi zucchero, tutto quello che serve per la pausa caffè. Anche qui cialde a volontà, ovviamente Segafredo, ne saranno un migliaio. Andiamo qua. Cappellini, attenzione! Cappellini, quasi quasi ne frego uno. Cappellino può sempre essere utile. Poi qui abbiamo un completino di scorta, più libri della corsa, abbiamo degli occhiali, c'è un po' di tutto. Andiamo a vedere anche sotto questo divano. Qua abbiamo bicchieri di vario genere, di plastica. Qui anche tazzine Segafredo più bicchieri posati in plastica. Poi andiamo alla macchina del caffè. Ovviamente questa è la postazione ufficiale per fare la pausa a caffè, un po' di cialde, un po' di bicchieri. Zona cucina con lavandino, un po' di frutta, sapone. Poi qui c'è anche una specie di microonde, un microonde per scaldare quello che vogliamo. Qua sotto, tutte robe da, diciamo, prodotti per tenere pulito, per tenere pulita la zona cucina. Proseguiamo, troviamo il frigo. Vediamo cosa c'è dentro il frigo. Attenzione, Coca-Cola, aranciate, ma anche tanta birra. Questa sarà la birra per lo staff, magari oggi in una giornata tranquilla, a fine giornata, dopo aver lavorato tanto, si bevono una birretta come aperitivo. Ci sta, un po' d'acqua, niente di che. Qua troviamo il latte di riso, mele, pere, gallette, altre pere qua ci sono. Qua c'è il decoder per la TV, un altro frigo, questo molto più grande, andiamo a vedere cosa c'è. Pieno, murato,
ci sono tantissimi yogurt, c'è una crostata, yogurt, aranciata, Fanta, abbiamo fermenti lattici, acqua, grana, quello fa sempre bene. Abbiamo qua, qua è vuoto, congelatore vuoto. Ok, qui siamo alla zona docce, ci sono due docce abbastanza spaziose, la doccia che si fa dopo, dopo aver finito la gara, la tappa. Andiamo ad aprire invece queste tapparelle. Vediamo cosa c'è in questa prima tapparella. Olà! Allora, qui sono, ci sono le borse per l'arrivo, quando il corridore taglia il traguardo, magari deve andare alla premiazione, andare sul podio, trova il massaggiatore con la borsa e tutto quello che gli serve per cambiarsi. Qui vabbè, un po' di Scottex, miele, abbiamo della camomilla, cioccolatine, c'è un po' di tutto, misto. Seconda tapparella, asciugamani, asciugamani, sapone, ovviamente per le docce. Terza tapparella, oh, qui troviamo scatole, scatole di barrette Enervit, gel, isotonici, di tutto, tutto quello che fa parte degli integratori, barrette e gel. Proseguiamo, ultima tapparella, ancora barrette, gel, riso, questo è il riso che viene fatto per il dopo gara da mangiare sul bus, pentole, c'è un po' di tutto anche qua. Chiudiamo, vediamo questa tapparella qua, ci sono dei sacchetti per il rifornimento. C'è anche una bilancia, credo sia una bilancia, c'è un'altra borsa con cose di scorta. Chiudiamo. Ed eccoci qui al fondo, l'ultima parte del bus. Troviamo una miriade di barrette, gel di ogni genere. Ci sono anche questi sciottini di caffeina, c'è di tutto per quello che riguarda l'integrazione. Qui praticamente i corridori scelgono quello che vogliono per la partenza, quindi si mettono in tasca, non so, una barrettina, come potrei fare io visto che ho fame, lo metto in tasca anche questa, lo snack ci sta a metà pomeriggio. Apriamo quest'altra tapparellina e qui troviamo tutto quello che serve per medicare. Se un corridore cade, ha bisogno di essere medicato e sistemato, qui abbiamo tutto quello che serve, ci sono cerotti, disinfettante, c'è tutto. Altra tapparellina e qui troviamo altri caschi di scorta, altri cappellini, completini di scorta, abbiamo una borsa con un altro casco. Qui caschi non mancano, caschi e barrette e gel non mancano assolutamente. Sono seduto al posto di Nibali, qui è dove si siede Vincenzo prima e dopo le tappe, qui sono anche le sue scarpette. Qui davanti invece c'è Jacopo Mosca, invece troviamo appunto il suo shaker con le sue iniziali. Ah, guardate cosa c'è là! Qui i corridori durante i giri a tappe si pesano dopo le tappe e qui viene segnato ogni giorno il loro peso, per controllare che non perdano troppo peso durante la corsa. Andiamo a vedere adesso cosa c'è sotto questo divanetto. Borracce, murato di borracce. Qua abbiamo integratori, sempre Enervit a valanga. Qui abbiamo Enervit ma magnesio. Abbiamo quintalate di magnesio, sali minerali effervescenti. Passiamo all'angolo Nibali. Mascherine, quantità industriali. Borracce in quantità industriali, ovviamente. E
sacchetti Moisette con completini di scorta. Tornando indietro, prima di uscire per vedere l'esterno, ci sono rimasti questi sportellini da aprire. Ormai abbiamo curiosato su tutto, curiosiamo anche su questi ultimi sportellini. Qui troviamo crema per il soprasella, crema per il sole. Qui troviamo kinesio tape e tutto quello che serve ai massaggiatori per limitare i danni dei corridori, danni fisici, tutto quello che riguarda kinesio tape. Altro olio per i massaggi. Qui abbiamo salviette per da pulire, salviette rinfrescanti, mascherine. Ah, qua sotto troviamo il bagno. Andiamo a vedere com'è il bagno. Beh, abbastanza spazioso, eh? Devo ammettere che non è male. Allora, qui troviamo aperto il portellone di sinistra e c'è un'asciugatrice, dall'altra parte c'è la lavatrice e anche un e-bike che serve al massaggiatore per andare in zona arrivo quando l'arrivo è un po' lontano dalla zona parcheggio. Una bella e-bike può sempre far comodo. Questo era il bus motorhome della Trek Segafredo. Se il video vi è piaciuto mettete like, commentate e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Arrivederci alla prossima puntata, ciao! We'll be right back.